Mister, una bella prova quella dell'Angolana, soprattutto nella mezz'ora. Insomma, grandi applicazioni, sono arrivati 3 gol, insomma, una buona prova. Sì, avevo chiesto ai ragazzi di partire forte e di cercare di essere più cinici possibili, e anche oggi, come è successo a Sant'Egidio, abbiamo fatto le prime 3 azioni, 3 gol, quindi vuol dire che mentalmente eravamo preparati alla partita, eravamo concentratissimi, l'abbiamo dimostrato, e quando poi vai 3-0 primo tempo, per la squadra avversaria, insomma, recuperare è difficile. Con quello di oggi inizia un mese di dicembre con tanti impegni ravvicinati e con l'Angolana che, insomma, lancia la sfida alle prime 2 della classe. Diciamo che noi adesso, come dicevi tu, abbiamo la partita giovedì, poi un'altra volta domenica, quindi non è facile gestirli, però la società pure mi ha messo a disposizione una rosa ampia, una rosa dove sono tutti bravi, e mi trovo in difficoltà a fare determinate scelte. Però poi chi scende in campo comunque dà veramente il massimo, quindi sono da quel punto di vista molto, molto coperto, mi sento sicuro, e i ragazzi rispondono bene, quindi speriamo anche giovedì di fare la nostra partita. Bernardi, quando si va sotto 3-0 dopo mezz'ora è difficile rientrare in partita, anche se nella ripresa, insomma, ci avete provato. Ma io ti dico, secondo me ci abbiamo già provato nel primo tempo, abbiamo preso un palo, un salvataggio sulla linea al 45esimo, quindi ti devo dire che secondo me il risultato è totalmente bugiardo, non meritavamo una sconfitta così, così pesante, è stata una partita equilibrata secondo il mio punto di vista. Loro sono stati, diciamo, cinici, bravi, hanno fatto la loro partita, ogni tiro ci hanno fatto gol, noi dobbiamo sicuramente registrare qualcosa a livello difensivo, però la prestazione secondo me è stata una prestazione buona, gagliarda, potevamo fare meglio, però insomma le occasioni sono arrivate, 2 pali, salvataggio sulla linea, 1 gol, una parata importante del portiere su Marti, insomma venire qua sul campo dell'Angolana, 3ª in classifica, creare così tanto è un motivo d'orgoglio per me e la mia squadra, quindi non, sicuramente il risultato fa male, ma non andrà a incidere su quello che sarà il nostro proseguo del campionato. Già adesso ho visto i ragazzi belli, belli carichi, amareggiati per la sconfitta, però già pronti per giovedì a ridire la nostra.